Amici di Rai Sport, ben trovati da Luca Di Bella e da Giampaolo Borioni alla parte tecnica. Immagini che vedete giungono dall'area del Parco della Pellerina, la cascina marchesa, che da un paio di anni è, diciamo, è stata concessa alla società sportiva Turin Marathon, e questo è diventato il quartier generale del comitato organizzatore e della maratona, e come in questo caso della mezza maratona, che prenderà il via, tra poco lo vedremo. Buongiorno, buona corsa a tutti, grande Turin Marathon! Dopo questo saluto da parte di uno degli atleti che prenderanno il via a questa 15ª edizione della mezza maratona di Torino, dicevo, partenza dal capoluogo piemontese, partenza dalla zona di corso Regina Margherita, dove si stanno preparando gli atleti. Sono circa 1500 tra top runners, tra atleti professionisti e atleti amatori che prendono via questa nuova edizione della stracittadina che attraverserà Torino e anche il comune di Collegno per poi ritornare nel capoluogo. Le tematiche sono buone, qui c'è il presidente del comitato organizzatore Luigi Chiabrera, che ha accanto a sé uno dei volti di questa mezza maratona. In particolare si tratta di Alexander Kuzin, atleta ucraino, di un gruppo di tre amici che sono venuti proprio dall'Ucraina e ci tengono a dire che sono venuti qui pagando il biglietto, pagando la propria iscrizione per portare il messaggio di pace da un paese dove in questo momento di pace ce n'è davvero poca. Dunque bocca al lupo anche ad Alexander Kuzin, che peraltro vanta un tempo anche abbastanza importante nella maratona, 2:07:33, il tempo con il quale vinse nel 2007 la maratona di Linz, anche se qui partecipa, diciamo, alla gara non competitiva, con l'obiettivo, ecco, così più che altro di far vedere che gli ucraini sono qui, vogliono dare un messaggio di sport, un messaggio di pace. Eccole qui gli atleti che si stanno preparando al via lungo corso Regina Margherita, proprio nel Parco della Pellerina, dove si tornerà dopo i canonici 21 km di questa mezza maratona. Qui ci sono alcuni degli atleti top che prendono parte a questa gara, tra questi, tra i più conosciuti, il ruandese Sylvain Rukundo e poi keniani, naturalmente, Limo e Ndiema. Kiprop Limo, ce ne sono diversi di Kiprop Limo, c'è anche Daniel Kiprop Limo, ma insomma qui siamo su uno dei più giovani, classe 1993, Kiprop Limo, che si è già tolto la soddisfazione lo scorso anno di vincere la Stramilano. 21 anni per l'atleta Casone Nocento. Qui ci sono due delle possibili protagoniste della gara femminile che hanno già preso un bel passo, e si tratta di Rebecca Courir e di Gladys Kemboi. Sono tutte e due molto giovani, come vedete, la Courir sulla sinistra, Kemboi sulla destra, una ruandese, l'altra keniana. Ci sono diversi atleti ed atlete ruandesi che prendono parte a questa competizione. Poco più dietro vedete un'altra atleta tra le top, Angeline Niransabimana, 29 anni, atleta che gareggia sotto i colori della US Quercia Trentingrana. E adesso pian piano gli atleti prenderanno possesso delle strade che li porteranno verso, guardate quanti sono, verso naturalmente Collegno. Si passa da Corso Francia, poi si arriva a Collegno, dove, diciamo, si percorrerà una buona parte, una buona fetta di questa gara. Tra l'altro prende parte a questa mezza maratona anche il sindaco neoletto di Collegno, Francesco Casciano, a ribadire il forte legame che esiste proprio tra le città di Torino e di Collegno. Turin Marathon, in occasione di questo evento sportivo, ha organizzato anche una 3 giorni intera dedicata ai temi della salute, del benessere, dello sport e del turismo. Ed è una 3 giorni che è inserita
nell'ambito della seconda festa dello sport per Torino, capitale europea dello sport 2015. È tutto iniziato con Torino Sport and the City, un workshop sul turismo sportivo e sul benessere destinato a operatori turistici di Italia, Francia e Germania, all'interno del quale il 31 maggio scorso si è svolto Sani, Salute, Alimentazione, Natura, Informati, un convegno che aveva l'obiettivo didattico e divulgativo nei confronti degli operatori del settore turistico-sportivo per far conoscere quelle che sono le opportunità in campo medico, culturale, eccetera, di una sana attività sportiva continuativa nel tempo. Sono anni ormai che la Regione Torino in particolare sta investendo nello sport anche come un mezzo banalmente per ridurre quelle che sono le spese della sanità pubblica, perché si ritiene appunto giustamente che praticare attività sportiva poi possa ridurre il rischio di malattie, di problemi fisici che portano e comportano l'utilizzo del servizio sanitario pubblico con la spesa in sanità. Dunque, per abbattere anche questa spesa, a parte il fatto che naturalmente fare sport è bello, ci si sta impegnando nella promozione, di qui anche la candidatura e l'ottenimento del titolo di Capitale Europea dello Sport per Torino 2015. Ancora una delle atlete top della corsa, e ancora Angeline Niransabimana. Qui invece abbiamo le altre due, Rebecca Corir che corre fianco a fianco con Gladys Kemboi. Gladys Kemboi, 19 anni, keniana dell'Axi Italia Atletica, vanta un primato personale nella mezza maratona di 1 ora 14 minuti 43 secondi, ottenuto proprio quest'anno, peraltro a inizio del mese di maggio, nella mezza maratona di Lucca. Non distanti i risultati cronometrici di Rebecca Corir, mentre qui vediamo inquadrato Adela Di Lachina, marocchino, gareggia per la podistica Tranese, Unione Industriale, e in questo momento è un pochino staccato dal gruppo dei migliori tre, ma sta inseguendo. Dicevo dei risultati di Rebecca Corir e di Gladys Kemboi che sono abbastanza vicini, questo potrebbe consentir loro di tirarsi la gara a vicenda. Abbiamo detto dell'1:14:43 che è il primato sulla mezza di Gladys Kemboi, un primato che evidentemente potrebbe essere anche migliorato considerando la giovane età della Kemboi, appena 19 anni, e Rebecca Corir, che di anni ne ha 21, ha un primato da 1:14:12 e ha corso anche in 1:14:43, dunque stesso crono del miglior tempo di Gladys Kemboi, dunque c'è possibilità anche a livello femminile di far bene. Qui intanto con il pettorale numero 8 vediamo Abdessamaya Muntasser, altro atleta marocchino della SD Durbano Gas Energy Team. Questo invece è il gruppo degli atleti che in questo momento sono più avanti a tutti. Vediamo, abbiamo visto con il pettorale con la maglia arancione Rick Ndiema, keniano, poi Kiprop Limo, del quale abbiamo già detto, Sylvain Rukundo e poi anche Bernard Chumba. Ci sono dunque tre keniani e un atleta ruandese nel gruppetto di testa che si sta giocando le posizioni, diciamo, principali per il momento di questa Turin Marathon. Delle atlete che sono in gara fino più indietro rispetto alle migliori. Abbiamo detto del parco della Pellerina, parco dove, all'interno del quale è collocata la Cascina Marchesa, complesso è stato assegnato proprio alla Turin Marathon, che è diventato un po' il quartier generale dal quale gli organizzatori della Turin Marathon, diciamo, organizzano una serie di eventi podistici nazionali e internazionali in calendario tutti gli anni. Tutta dritta la Turin Half Marathon, naturalmente la maratona di Torino che quest'anno è fissata al 16 novembre di quest'anno, chiaramente del 2014, dunque terminata questa gara già ci si preparerà all'organizzazione dell'evento podistico più importante per tutta la città. Qui tanto siamo ancora con la testa della gara femminile, c'è cioè un band
musicali che accompagnano di qua, di quando in quando, il percorso degli atleti. In questo caso Rebecca Corir, che è accompagnata da un paio di atleti, sta guidando, è in testa alla gara femminile, è riuscita a liberarsi della concorrenza per il momento della attuale seconda classificata, Gladys Kemboi, che ogni tanto compare sullo sfondo, ma già abbastanza staccata. E qui torniamo anche nel gruppo, anzi sull'inseguitore del gruppetto di testa, della di Lachina, il marocchino che gli segue quel gruppetto di quattro atleti composto da Sylvain Rocundo, Eric Ndiema, Kiproplimo e Bernard Ciumba. Seguimento per il momento solitario da parte di Abdelhadi Lachina. Abbiamo visto anche precedentemente l'altro marocchino, Adesamia Muntasser, che stava lottando per rientrare dalle parti del gruppo di testa. Parco della Pellerina, dicevo, 837.000 metri quadri attraversati in diagonale dalla Dora Riparia, prende il nome proprio dalla cascina che risale al 600, che ancora oggi esiste nelle sue vicinanze, di proprietà un tempo della famiglia dei Marchesi Tana. Questo è un altro, era nel gruppo di testa Bernard Ciumba, poi evidentemente ha perso un pochino di terreno nei confronti dei migliori che si stanno facendo selezione lì davanti. Eric Ndiema, Kipro Plimo, Sylvain Rocundo, Bernard Ciumba, Abdelhadi Lachina, ma con soprattutto Ciumba e Lachina che in questo momento si sono un po' staccati dalle posizioni di vertice. Siamo ancora con l'atleta keniano dell'Atletica Castello, classe 1988, dunque 25 anni, va per i 26, l'atleta keniano. E qui siamo con una delle inseguitrici invece della gara femminile, l'abbiamo citata più volte precedentemente, pareggia con l'Unione Sportiva Quercia Trentin-Grana, Angeline Niransabimana, 29 anni, pettorale 101 per lei, insegue le migliori. Qui attenzione perché c'è una italiana, in particolare una torinese doc, Clara Monica Pedrini, 33 anni, avvocato torinese, nativa di Moncalieri, pareggia per la Base Running. E insomma, in passato qualche risultato l'ha portata a casa anche lei, ha vinto ad esempio la mezza maratona di Reggio Emilia lo scorso anno, e dunque arriva qui con possibilità di puntarlo questo podio. Eccolo qui il pettorale di Clara Monica Pedrini, adesso è nella solitaria rincorsa delle leader di questa classifica provvisoria, che restano sempre Rebecca Corir, in particolare Gladys Kemboi, che sta provando a tenere duro alle spalle dell'atleta ruandese dell'Atletica 2005. Quest'anno ha già disputato tre mezze maratone Rebecca Corir, praticamente da marzo in avanti una al mese. A marzo è stata a Fucecchio, poi a Strae, poi a Piacenza, e quindi marzo, aprile, maggio, e questa è la maratona, la prima mezza maratona di giugno. Continua con questo passo Rebecca Corir. Sì, qui suo peggior risultato cronometrico, 1:15:19. Qui vediamo una abbastanza affaticata Angeline Niransabimana che chiede lumi agli organizzatori sul percorso, l'atleta che continua a inseguire gli atleti del gruppo di testa. Qui siamo già da un po' dentro Collegno, e qui c'è Gladys Kemboi che sta cercando di rinvenire sulla prima atleta della classifica provvisoria, vale a dire a Rebecca Corir, sempre in testa a questa gara che, diciamo, si snoda tra Torino e Collegno con un lungo tratto proprio dentro il comune di Collegno.
Eccola qui, Rebecca Courier, avanti in testa alla classifica provvisoria della corsa a livello femminile. Maratona di Torino che dovrebbe essere inserita nel lotto delle quattro maratone italiane che dovrebbero essere inserite proprio nel gruppo delle cosiddette maratone top. Parliamo di Roma, Torino, Firenze e Venezia, quattro maratone delle città d'arte. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni per definire un po' quelle che saranno le caratteristiche di questo speciale circuito italiano delle grandi maratone. E dunque vedremo, la partecipazione alla maratona di Torino è sempre stata molto molto molto, molto sentita. Ci sono cose importanti che si stanno delineando per quanto riguarda il futuro anche del podismo di lunga distanza. Silvene Rocundo, 26 anni, ruandese, gareggia per la Toscana Atletica, ha vinto quest'anno già la mezza maratona di Pistoia con il crono finale di 1:04:43. Lui vale bel po' di meno di questo risultato, però il suo primato ormai risale a 7 anni fa, parliamo della mezza maratona di Udine, quando chiuse con 1:01:59, passaggio al rifornimento per Silvene Rocundo. Non è una giornata particolarmente calda, lo vedete, ci sono ancora i segni della pioggia dei giorni scorsi, stavolta non piove, ma insomma le condizioni sono direi ottimali per una gara di corsa. Forse anche per questo l'organizzatore Luigi Chiabrera si aspetta un buon risultato cronometrico da parte degli atleti iscritti. Qui c'è un Kiprop Limo che ad esempio vanta un primato personale inferiore ai 60 minuti sulla mezza maratona, il 59:55 stabilito alla maratonina Roma Ostia il 26 febbraio del 2012. E può sicuramente dire la sua, anche se in questo momento sta soffrendo il distacco nei confronti di un Eric Ndiema, 24enne dell'Athletic Terni, che in questo momento è in testa alla corsa, testa solitaria, Eric Ndiema. Dunque si sta sgranando anche il gruppo dei migliori con Ndiema davanti, Limo in seconda posizione, Silvene Rocundo è in terza posizione, mentre tra le donne Rebecca Courier, Gladys Kemboi, poi c'è lotta per il terzo posto, Clara Monica Pedrini avanti rispetto ad Angeline Niransabimana, mentre stiamo ancora attraversando la zona di Collegno con il sottopasso dedicato al partigiano Nuto Revelli, sottopasso inaugurato nel 2008, per il quale vedete sono stati realizzati appositamente dei murales proprio su richiesta dell'amministrazione comunale. Uscita dal sottopasso Nuto Revelli con gruppo di atleti ancora abbastanza compatto. Qui siamo naturalmente nelle retrovie, lì davanti ci si muove su altri ritmi, naturalmente ci si augura che possano essere ritmi che possano portare qualcosa di importante sul piano cronometrico. Intanto prosegue da sola la marcia di Angelina Niransabimana, sempre alla ricerca di un avvicinamento alle atlete che la precedono, quantomeno di resistere evidentemente alla rimonta di quelle che la stanno seguendo. Siamo nelle stradine di Collegno, tra poco si passerà nuovamente da via Martiri il 30 aprile, altro rifornimento sulle strade di Collegno, accompagnato, lo sentite, dalla musica delle band che fanno da sfondo a questa manifestazione. Eric Ndiema,
anche lui passa allo spugnaggio. Il primato personale sulla mezza maratona stabilito nel 2010 in Olanda, a The Hague, 59 minuti e 57 secondi per Eric Ndiema. Dunque abbiamo due atleti come Ndiema e Limo che ambedue vantano primati sotto l'ora, sotto i 60 minuti sulla mezza maratona, anche se ambedue hanno realizzati, soprattutto Ndiema che ormai ha 24 anni, quel primato lo realizzò nel 2010. Siamo ancora con Clara Monica Pedrini, dovrebbe essere in questo momento in terza posizione, punta a conservare questo risultato che la porterebbe sul podio della mezza maratona di casa, lei che è nata a Moncalieri. Quanto a Simven Rucundo, il 26enne ruandese della Toscana Atletica, di lui cito il risultato interessante, quel 1 ora 01.59 ottenuto a Udine nel 2007, che è stato per qualche anno anche primato mondiale sulla distanza. Anzi no, chiedo scusa, ho confuso i primati mondiali. Il primato mondiale sulla distanza a livello junior, però su una maratona, è stato quello di Eric Ndiema, proprio il capo classifica provvisorio, che con il tempo di 2 ore 06 e 07 vinse la maratona di Amsterdam nel 2011, e ecco, all'epoca quello era il record mondiale junior, poi il record che è stato abbassato adesso è di 2 ore 04 a livello junior. Vediamo sullo sfondo la rotonda con l'aeroplano, siamo alle parti di via Certosa con Eric Ndiema, di quale parlavamo poc'anzi, che guadagna ulteriore terreno nei confronti dei propri avversari, in particolare Kiprop Limo, mentre qui siamo insieme alla seconda della classifica femminile, Gladys Kemboi, che sta cercando di farsi accompagnare da questa lepre improvvisata per rompere un pochino il vento davanti a sé, per poter provare a gareggiare sui suoi ritmi intorno a l'ora e 15, l'ora e 14, che sarebbe anche il suo primato personale. E sta inseguendo questa atleta qui, Rebecca Corir, che invece è sempre in testa alla classifica provvisoria, continuando con un buon passo e con una falcata abbastanza rotonda a guadagnare nei confronti della principale avversaria. 21 anni, ruandese, Rebecca Corir, continua con la propria andatura, non sembra particolarmente faticata, sembra stare bene. La ruandese, che ricordo è alla quarta mezza maratona in altrettanti mesi, si stanno spremendo abbastanza questi atleti. E qui c'è il... guardate la situazione, in questo momento c'è Angeline Niransabimana che si ritrova a una trentina di metri da colei che è passata precedentemente, applaudita dal pubblico, la torinese Pedrini. Dunque c'è lotta per il terzo posto tra queste due atlete, con la Pedrini che però sembra essere un pochino più fresca, qui sembra aver guadagnato, andando con la motocamera, vedete, ci ha mostrato la distanza che c'è al momento tra l'atleta torinese e la Niransabimana. In questo momento in quarta posizione sembra molto più fresca, peraltro, la Monica Pedrini, la Niransabimana, l'abbiamo vista anche un po' in difficoltà precedentemente quando chiedeva proprio al motociclista a che punto fossimo del percorso. Qui siamo già tornati in corso Regina Margherita di fronte alla cascina marchesa per l'arrivo sul traguardo. Vince Eric Ndiema con il tempo finale di
un'ora, 3 minuti, 2 secondi. Non un grandissimo crono, ci si aspettava qualcosa di meglio anche per il valore degli atleti, anche tutto sommato per le condizioni meteorologiche, però vedete non c'è stata grandissima sfida. Questo è Kiprop Limo che è arrivato in seconda posizione con crono finale di 1.04.32, dunque 1 minuto e 30, 1 minuto e mezzo più lento rispetto a Eric Ndiema, e anche un crono parecchio lontano rispetto a quelle che sono le proprie qualità. Ambedue erano atleti che battavano primati personali sotto l'ora e invece sono un pochino accontentati. Terza posizione per Sylvain Rucundo, 1 ora 5 minuti 46 secondi, per l'atleta della Toscana Atletica, atleta ruandese. E qui siamo con lo sfondo del Parco della Pellerina, sul quale si sta muovendo abbastanza leggera Rebecca Corir, che più o meno vanta risultati di questo livello. Lei tutto sommato non ha deluso, 1 ora 14 e 12 è il suo primato personale, e qui taglierà il traguardo nel crono di 1 ora 14 e 45. Siamo dunque una trentina di secondi peggio rispetto al proprio primato personale, mentre qui intanto proseguono gli arrivi a livello maschile con Bernard Ciumba chiude in quarta posizione, il keniano dell'Atletica Castello, 1 ora 06 e 23, e arriva anche in quinta posizione della di La China, della podistica tranese, 1 ora 10 e 06. Stiamo vedendo in fila man mano che arrivano, e questa è il traguardo della corsa femminile. Arriva sorridendo Rebecca Corir, che abbiamo visto abbastanza anche sorridente, non sembra troppo affaticata l'atleta ruandese, per la quale evidentemente ci sarà la possibilità di ritoccare ulteriormente il proprio primato personale, che rimane di 1 ora 14 e 12, appena 21 anni. Rebecca Corir sarebbe, anzi è interessante la sfida per il terzo posto, ma qui arriva intanto anche Gladys Kemboi, che chiuderà in seconda posizione, e poi arriva anche il seconda posizione, 1 ora 16 e 21, arriva anche, intanto c'è Luigi Chiabrera che fa il tifo per la terza classificata torinese, Clara Monica Pedrini, l'avvocato di Moncalieri, che chiude in terza posizione, dunque vince la sfida personale con Angeline Niransabimana, che arriva, vedete, lei si è abbastanza stremata, ma l'abbiamo vista faticare, anche un pochino pesante, la Niransabimana, molto molto affaticata, chiude comunque in quarta posizione. E qui arrivano tutti gli altri atleti che chiudono questa bella edizione della 15ª mezza maratona di Torino. Arriva anche un pochino di sole nella zona del Parco della Pellerina a salutare gli atleti, che poi naturalmente saranno rifocillati con la struttura della Turin Marathon, la struttura della Cascina Marchesa, il complesso dove vedete c'è spazio per farsi la doccia, rifocillarsi e chiudere qui questa giornata di sport. E noi, con queste immagini, in attesa del podio che chiude idealmente questa giornata, beh, insomma, non solo idealmente, ci sono banane ricche di potassio per gli atleti che ne hanno bisogno al termine della loro fatica. Allora, Eric Ndiema, Kiprop Limo, Sylvain Rucundo, questi sono i tre primi classificati della competizione maschile. Abbiamo visto anche bandiere dell'Ucraina, ricordiamo la partecipazione dei tre amici di Alexander Kuzin, e questi sono gli atleti premiati della competizione maschile. Nella femminile, Rebecca Corir, Gladys Kemboi, Clara Monica Pedrini sono le tre atlete sul podio di questa edizione. Qui viene premiato l'ex vincitore della Stramilano 2013, Kiprop Limo, ed ecco Eric Ndiema, il vincitore, 1 ora 03 e 02. Io ringrazio Giampaolo Corioni per il contributo alla parte tecnica, e da Torino l'appuntamento è rinviato al Maratone di Torino 16 novembre 2014. Buonasera.